Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video su Maternity Route e siamo in questo nuovo episodio di Let's Play di Minecraft Next su PlayStation 4. Ok, di là c'è le nostre robette, c'è la nostra chiesetta e ci sta anche l'altra torre che è imponentissima sull'altro orizzonte. Allora ragazzi, io mi sono andato a prendere tutte le misure esatte, precise, buone e di qualità OP by Maternity Route e ho scoperto che qui, allora, che qui si deve un po' abbassare questo cazzo di audio perché se no mi stono, entro domani mattina, devo andare da Amplifon. Ok, benissimo. Ok, allora, il pavimento in pietra, cioè la... Qui ho scoperto che Ghost Clown è un architetto perché l'ha fatta in un modo proprio uniforme. Cioè, una precisione tale che, boh, cioè, è proprio fatta benissimo. Cioè, è una torre che purtroppo non salta proprio all'occhio, che era molto bella e fatta benissimo. Cioè, con tutta quella dedizione e pazienza. Però, guardate che si nota proprio in questi piccoli particolari. Allora, il primo piano era 1, 2, 3, 4 al 5 il tetto, quindi 1, 2, 3, 4 al 5 il tetto, quindi così. Giusto? Sì, al 5 il tetto, quindi aspetta, però 1, 2, 3, 4 al 5 qua. Benissimo, sì. Così, perché io se mi fermo ogni tanto perché ho delle fotografie della torre sul cellulare e me le vado a guardare, le sto guardando sempre così non mi posso sbagliare. Ovviamente deve venire a notte, sempre nel momento del bisogno, nel momento che io sto costruendo una cosa e sto impegnato a fare una cosa. Andiamo un attimo a dormire, che cavolo, pure la fame deve venire sempre nel momento del bisogno. Tutti i fattori positivi che vengono nel momento che veramente ci servono. Un po' di fame, capito? Di mangiare sempre in un momento no. Cioè, la regola di Minecraft, cioè, l'emblema di Minecraft. Ok, andiamo di nuovo qua. Siamo due torcine, così ci incominciamo ad andare. Bello questo ponte che unisce in modo bellissimo. Ovviamente le case non ci mancheranno. Queste solamente mo e solamente nell'utilità. Poi anche nell'estetica lo sarà. Benissimo, siamo a casa. Home sweet home. Dormiamo presto presto, per favore, che dobbiamo fare una trasmissione. Grazie. Ok. Poi stavo pensando di fare una bella live su Minecraft. Una di quelle belle proprio. Allora, prima che ci andiamo a farci fottere tutti quanti insieme dall'altra parte, prendiamo quello che ne rimane di tutta la pietra che abbiamo cotto. Ok, benissimo. Corriamo ovviamente così. Comunque, raga, non li sto tagliando i video, li sto tentando di far rimanere il più naturali possibili. Cioè, non so, per me l'editing è bello, tutto quello che dite voi mi fa divertire anche a me. Però ci vedo sempre un lato negativo. Non lo so, un lato che non dà onestà e lealtà nei video. Soprattutto in qualcuno. Allora, voglio fare una cosa. Come all'epoca, va proprio come all'epoca. Il primo che commenta questo video gli faccio la via col suo nome. Questo è valido per tutti i miei video. Lo ribadisco in ogni video. Anzi, all'inizio del video che incomincio, il primo, ricordo che il primo che commenta qua sotto e si iscrive, vai, diciamo si iscrive. Ah, no, vabbè, no, non è obbligato. Il primo che commenta viene. Ci faccio una bella vietta col suo nome sopra, così si sente importante. Dai, vai. Maternity approved. Ma che cazzo? Questo clown ovviamente su questo lato ha fatto una rottura di scatole, però no, non è vero.
Il bello è che la torre di Ghost Clown, un po', no, questo è un po' di lato negativo. Vi ricordate che si entrava dai binari, oppure si entrava da sotto? Quindi io dovrei aggiungere, io ora dovrei proprio perfezionarla io su questo lato qui, perché quella di Ghost Clown non aveva proprio un'entrata così, cioè ce l'aveva qua sopra, qua, così, con due vetri aperti, con, artisticamente ovviamente, con una porta che si apriva e tutto il resto della casa tutto occupato da fornaci, letti, e di qua c'era un bel buchetto che poi ti faceva salire che dovremmo fare qua. Stesso qua, qua in mezzo, qua. Qui. Questo è il nostro che ci fa salire. Il paternoster. 3, 3. Wow, ma siamo precisi anche noi, cazzo. Questo non lo nega nessuno. Allora, andiamo a vedere le fotografie della casa di Ghost Clown. Quindi, qui e qui, questa sarà un'aggiunta nostra perché purtroppo, ripeto, che la casa di Ghost Clown non aveva questa aggiunta. Poi così, 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 così. Wow, guardate come prende forma. Eccola qua. Sta prendendo forma. Poi ci dobbiamo girare, andiamo indietro nelle fotografie. Ci dobbiamo girare, quindi dobbiamo creare. Questa qui è una linea di finestre. Poi questa qui è una lineetta fatta in questo modo, con così, così e così. Raga, sta venendo bellissima. Ok, così. Poi dall'altra parte la stessa identica cosa. Vabbè, che questa si sapeva. E da quest'altra una cosa come doveva essere fatta. Già, da lei così. Così, aspettate. Questa, quella con la porta. L'immagine con la porta, aiuto, l'immagine. Eccola qua. E quindi solamente 1, 2, così, 1, 2, 3. Ecco qui, ragazzi, c'è quelle faccine che formavano questa casa, si sono riformate dopo tantissimo tempo, dopo 2 anni, dopo un anno, no, due, quasi 2 anni, dai. Ok, bene, mi fa piacere. Quindi stiamo dando vita all'antico, quello che per noi era finito, a quello che per noi era Let's Play vecchio e morto, invece ora è di nuovo vivo, l'abbiamo rianimato dopo parecchio tempo, però basta queste stronzate. Ok, mo facciamo le scalette. Così. Benissimo. Una scalettina così. Che bello. E vabbè, raga, io direi che per quest'altro episodietto un po' così è tutto. Ci rivediamo nel prossimo episodio, che lo farò un po' più lungo, questo è stato un po' breve perché ora in realtà volevo concludere perché devo riposarmi un po', cioè voglio concludere e basta. E raga, per questo episodio è tutto, ce n'è al prossimo con la perfezione, un perfezionamento della torre e l'aggiunta dei vetri verdi. Un abbraccio, Materni38, ciao ragazzi, fatemi e commentate. Cazzo, ho filato la fine. Ok, questa non la taglio perché non taglio niente. Ok, commentate se vi sta piacendo questa serie, se vi sto simpatico, vi sto sul cazzo. E chi commenta per primo, come al solito, via, come sempre, come facevamo all'epoca, come sempre. Verrà fatta una via con il suo nome sopra. Quindi, raga, commentate, iscrivetevi e lasciate tanti like. Ciao, ciao, ragazzi, un abbraccio.